Ciao a tutte ragazze, allora, mi sono appena accorta che ho parlato 3 ore da sola, benissimo, non avevo premuto in direct, ho ricevuto tantissimi messaggi, dai facci vedere come fai le unghiette, vediamo come vengono, insomma facci vedere, questa volta mi sono durate tantissimo, un mese e quasi 20 giorni, le sto togliendo per disperazione perché la ricrescita era tantissima. E ho detto ok, provo a fare un Get Ready With Me Nails Edition. Secondo me è un'idea carina, perché fare lì il video, il tutorial, non mi piace. Anche perché non sono una professionista di questo settore. Sì, le faccio da sola, ma insomma non è che posso insegnarvi le cose. Quindi adesso facciamo insieme queste unghiette. Io vi metto qua, sperando che la ring light dietro lì non dia fastidio. Oh, mi sono messa anche la fascia in testa, stile Rambo, perché così almeno non mi finiscono i capelli davanti agli occhi. Adesso le limo, ho deciso di cambiare forma, le faccio più sul quadrato come queste che vi ho fatto vedere qui. Ieri mi avete mandato un sacco di foto, voglio farle così, non verranno mai così. Diciamo, voglio scopiazzare l'idea fin dove riescono le mie abilità. Una cosa, non ho le mascherine, tra un po' le avrò. Periodo di primavera, fine estate, mascherine a go go, adesso sono finite e... Io trovo, raga, la forma a punta comodissima, mi piace tantissimo, però questa volta non so, voglio provare a fare quella più squadrata, anche quella è molto bella. Non so se riuscirò a farla benissimo, però insomma ci provo lo stesso. Così assomiglio a una talebana. Ho tolto tutto il gel e ho cercato di dare già un po' di forma, tipo come quelle che avevo visto, o che poi ogni volta che mi serve il telefonino per scopiazzare, niente, comunque devo portarmi un'assistenza. Mi hanno fatto un po' girare le scatole, quelle di Apple, perché cioè mi fanno andare soltanto avanti e indietro, ma questa volta devono sostituirmelo. Non è possibile, cioè, si scarica in nanosecondo. Comunque ho cercato di dare più o meno quella forma. Poi vedete, la maggior parte sono tutte unghie naturali, cioè la mia lunghezza è arrivata tipo qui, cioè guardate, c'è solo un piccolo pezzettino e soltanto questo, devo cercare di farla un attimino più sottile, però non voglio mangiarmi i laterali. Secondo me va bene così, sì, secondo me così va bene. In alcuni posti tipo dovrei aggiungere la cartina, tipo qui, aggiustare, limare, però è roba impercettibile. Ho tolto la fascia perché mamma mia, io già ho i capelli grassi grassi, appena iniziano a sudacchiare un po', dopo mi si ingrassano subito. Comunque ho fatto la base, adesso sto mettendo il mio gel disinfettante, sto passando un po' di deidrante. L'unghietta è così, cioè quanto adoro tipo il baby boomer. Una volta soltanto ho provato a farlo con l'acrilico, ma con l'acrilico sono una frana. Aspettate, mi spiaccico un po' di correttore, perché è vero che sto a casa, cioè ma sono proprio zalla in questo momento, anche le occhiaie. Devo iniziare a cambiare il correttore e anche il fondotinta. Vedete, sono diventati già troppo chiari. Dove arriverò? Dove arriverò quest'estate? Comunque, allora, adesso inizio con la base e faccio quella che ho fatto l'altra volta. Allora, prima di tutto passo questo, che è di Mesauda Primer Non Acido. Questo. I semi permanenti di Mesauda sono bellissimi. Infatti il colore che avevo su, è che è durato tantissimo, tipo un mese e passa, non mi erano mai durate così tanto le unghiette. Ho usato questo primer. Ho utilizzato questi prodotti di Mesauda che sono per i semi permanenti. Però ho detto ok, voglio provare, proviamo. Vediamo come va. Infatti sono durati tantissimo. Dopo passo questo, sempre di Mesauda. Questo è un gel polish base e top coat.
che per lo smalto appunto semi permanente. Io insomma cerco di fare così come ho fatto un'altra volta e applico uno strato sottile 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 su tutte le unghiette. Secondo me, io raga ci provo, ma secondo me l'effetto specchio non verrà assolutamente, perché io so che quello ha bisogno di un top coat di quelli lì senza dispersione, che io al momento non ho, cioè sono tutti con la dispersione quelli che ho. Ma a me non interessa che viene proprio l'effetto specchio, insomma un effetto che si avvicini di più a quello in foto. Magari adesso vedo se mi piace, lascio soltanto il colore perché voglio farle un pochino sul nude, perché adesso che la mano sta iniziando ad abbronzarsi mi piacciono tantissimo i colori chiari anche sul beige. E adesso le metto in lampada per tipo 30 secondi. Adesso vergogna di farvelo vedere giù. Adesso vado ad utilizzare questo gel che raga funziona benissimo. Ho sempre utilizzato questo già su due barattoli, e prima lo prendevo sul sito Sophia Nail, però adesso lo prendo su Amazon, perché io ad esempio prendo soltanto questo e lo prendo con Prime, quindi se avete l'abbonamento a Prime non pagate nemmeno le spese di spedizione. Quanto l'ho pagato? 8 euro, 8,50 euro, non ricordo. Comunque questo Base One Gel, comunque questo, mi metto il link giù nell'info box se lo trovo. Aspettate, si è attaccato adesso un attimino un pezzo di cotone. Il packaging non è dei migliori, inizia a trasudare un po', si spacca, però non ho mai perso prodotto. Ci ho messo tutti questi Scottex, che io sappia quel magico e favoloso effetto, quello lì con tutti i glitterini, lustrini eccetera, dovrebbe andare sotto bombatura, e quindi provo a fare così, vediamo un po'. Comunque questi sono bellissimi ragazzi, fanno una luce pazzesca, e metto questi e provo a mettergli anche qualche glitterino del genere. Questi sono di Debbie, sono molto belli, sottili sottili, bellissimi. Ho trovato anche questi che fanno una bellissima luce, però se li avessi avuti un pochino più piccoli sarebbe stato meglio. Io non so, provo a metterne qualcuno, vediamo com'è l'effetto. L'effetto è tipo così. Mi piace tanto, ragazzi. Adesso vado a fare sopra la bombatura. Adesso la sgrasso e appunto faccio la limatura. Mi piace tantissimo l'effetto. Mi stanno piacendo tantissimo. Aspettate, vi faccio vedere, tanto è quasi terminato. Cioè, vedete che se glitter così. Dopo quando andrò a mettere tipo il lucido, secondo me saranno tipo favolose, cioè non vedo l'ora. Però, ad essere sincera, mi piacevano tantissimo anche soltanto con questi glitter qui. Perché sono dei glitter comunque questi molto particolari. Sono sottili, sottili e poi... E sono tipo champagne, non è che è un glitter oro, perché io ce l'ho quelli là oro. Sono brutti, no? Sono bruttini. Questi hanno proprio un colore champagne, già da soli facevano una loro bellissima figura. Comunque faccio la stessa cosa, sgrasso e limo.
Dopo aver fatto la bombatura, ho cercato di dare una forma con la lima e adesso vado ad utilizzare il colore. Penso di utilizzare questo qui di Mesauda, smalto semipermanente, insomma questa colorazione qui numero 186. Cioè ragazzi, stendono in una maniera favolosa questi semipermanenti qui di Mesauda, sono veramente bellissimi. E poi la cosa bella è che anche con una sola passata, perché questa è la prima passata, il colore è super coprente. Guardate. L'idea possiamo farlo, posso fare questo video appunto una volta al mese oppure ogni volta che rifaccio le unghiette. Mi sono divertita tanto anche perché vi avevo fatto capire più o meno come mi piacevano e voi mi avete mandato le foto in direct. Infatti la foto dove ho preso ispirazione mi è stata mandata appunto da una di voi e ho cercato appunto di prendere spunto. Datemi anche qualche consiglio per quanto riguarda, che ne so, le inquadrature, passaggi, perché appunto è stato il primo Get Ready With Me Nails Edition, molto sciallo direi, perché sono qui in un angolo della scrivania. Spero che questo video vi sia piaciuto e quando finisco di fare le unghiette voglio anche registrare un video, su mini video su Instagram per quanto riguarda qualche prodotto per le labbra, perché mi piace fare i mini video su Instagram delle labbra e anche l'haul delle ultime cose che ho acquistato, sia con i saldi che non, specialmente le scarpe, perché uno, non avete indovinato il colore, quelle gialle, le comprate gialle, ma un altro colore pazzo che vi svelerò nel prossimo video. Ragazzi, vi mando un bacione, alla prossima, ciao!